Ciao a tutti e bentornati in Tessila News da Sandra e da Valentina. Quest'oggi parliamo di un filato davvero molto particolare, possiamo definirlo una sorta di rete, quindi un intreccio di filati, di colori e di creatività, dal sapore un po' blues e soul, esattamente come la cantante a cui si riferisce. Quest'oggi parliamo del Nikka. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui, il nostro Nikka. Allora, analizziamo innanzitutto la composizione. 10% nylon, 63% viscosa e 27% acrilico. E si presenta con questo formato, quindi un gomitolo da 50 grammi per una lunghezza di circa 90 metri, per il quale consigliamo o l'utilizzo dei ferri 6-8 oppure dell'uncinetto 5-7. Guardiamolo nel dettaglio, eccolo qui. Allora, come potete vedere, si presenta proprio come se fosse una rete e quindi cattura perfettamente sia il filo di base, che solitamente è sempre quello più chiaro, e sia questo filato poi multicolore che vedremo poi verrà risaltato ogni volta dai vari colori portanti dell'altro filato. A proposito di questo, veniamo anche ai consigli per il lavaggio. È comunque un filato molto delicato, per il quale consigliamo esclusivamente il lavaggio a mano. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi. Non è possibile candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene, e ovviamente non è possibile riporlo in asciugatrice. Allora, veniamo adesso alle varianti di colore disponibili. Questo è il bianco, che quindi risalta nella maniera perfetta davvero il multicolor, che possiamo poi vedere sviluppato in questo telino. Eccolo qui. Petrolio. Poi veniamo a questa, che è invece la variante petrolio, quindi sempre filo multicolor, ma messo in risalto da un bellissimo petrolio. Eccolo qui. Veniamo adesso al bruciato, eccolo qui, anche qui multicolor e un bel bruciato che mette in risalto tutta questa variante di colori. Qui invece abbiamo un delicato cipria, eccolo qui, e il filato ovviamente sempre multicolor, che si abbina davvero stupendamente. E vediamolo anche qui, eccolo, la variante sempre multicolor, questa volta con il filo portante jeans. Ecco qui la variante jeans. E ovviamente non potevamo farci mancare la variante classica, il nero che poi sprigiona tutta la brillantezza di questo filato multicolor. Insomma, questa presentazione ce l'ha confermato. Il Nikka, il retrogusto di blues ce l'ha. Assolutamente sì. In effetti poi questa colorazione di base, quindi intintonita, che è proprio la colonna portante del filato, va a mixarsi con questi colori un po' più, diciamo, multicolor, accesi, multicolor, esatto. E quindi dà quel tocco casual ma allo stesso tempo elegante, perché sì, si nota appunto proprio questa luminosità data dall'urex. E quindi immaginate ad esempio una creazione fatta con, non so, un cardigan, un golfino, per chi vuole essere casual ma allo stesso tempo anche un po' più elegante. Sì, magari ecco, anche su un abbigliamento sportivo, quale può essere un jeans o anche una, esatto, semplice t-shirt bianca, per spezzare, sì, sarebbe perfetto. Darebbe insomma ecco comunque un tocco di eleganza, certo, senza però ecco tralasciare poi il casual, esatto, e quindi gli outfit un po' più semplici. Infatti poi è anche possibile dare proprio questo tocco di al capo di punti ariosi, quindi magari traforati, e è davvero indicato per chi è amante dei ferri, quindi è davvero il filato perfetto, e anche ovviamente per uncinetto, certo, ma in questo caso comunque si presenta come un filato esclusivo, infatti ricordiamo, sì, in esclusiva in tutta Europa, esatto, che solo Tessiland poteva ideare ovviamente. E poi Valentina, la resa
davvero incredibile. Esatto, perché potrete realizzare davvero un capo molto semplice con davvero pochissimi gomitoli. Esatto. Perfetto. Ok, quindi noi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube, attivare quella campanella e diamo appuntamento al prossimo articolo. Ciao!